Ciao ragazze, eccomi qua con un nuovo video che non è un video vlog, ma è un get ready with me chiacchiericcio, perché ho voglia di chiacchierare stamattina, è da un po' che appunto non registro video e quindi volevo chiacchierare un attimino con voi. E oggi volevo provare questi cosini qua che sono degli stencil e volevo appunto provarli con voi, ho già provato a usarli ieri ma in velocità così non è venuto niente di buono. E quindi oggi volevo mettermi qua un attimino e provare a usarli con voi. Come state? Io sto benino, ho un po' benino. A parte sta cosa qua che sono stata attaccata, c'è una guerra sul mio volto. Sto bene, ho iniziato a fare palestra, ve l'ho detto già nel video precedente, che è appunto in fase di caricamento in questo momento. Intanto ci ha raggiunto anche Ale, ovviamente, perché mi ha sentito. Sì, mi ha sentito parlare, quindi è venuto qua. E niente, io sono ancora in pigiama, quindi mi do una mossa e mi preparo. Inizio. Mi sto registrando, amore. Vuoi venire qua a salutare il Brighelle? Vieni. Sì, vieni a giocare. Vieni qua che salutiamo le Brighelle. Tutti e due ancora in pigiama. Di ciao a tutti. Ehi, saluto a tutte! Ciao a tutti! Adesso la mamma si prepara. Ale, va giù a giocare col treno, vero amore? Vai giù a giocare adesso, dai. Bravo. Vai giù, fai il bravo, che adesso la mamma arriva. Qua, ce n'è un altro di nuovo qua. Vabbè, vai giù, amore. Niente ragazze, quindi iniziamo subito perché qua il sole mangia le ore, si dice dalle mie parti. Allora, inizio mettendo questa crema gel viso riequilibrante che devo andare a comprare in formato grande perché è quella che ho già utilizzato. Mi è arrivato questo campioncino direttamente dall'azienda. Devo andare a ricomprarla perché mi sono trovato davvero bene. È della Nature, quindi è un prodotto completamente naturale. E niente, ho la pelle anche sensibilissima, cioè guardate, basta che la tocchi divento rossissima. Vabbè. Poi vado ad utilizzare quello che resta della BB Cream di Sobio, che mi piace tantissimo. Infatti anche questa dovrò riacquistarla, ma ho in progetto uno smaltimento prodotti, perché ne ho veramente troppi. Infatti se mi seguite su Facebook l'avete già visto. Sto pubblicando un bel po' di make up in vendita su Depop e mi trovate sempre come Noemi Smile in Makeup. Comunque qui sotto nell'info box avete tutte le informazioni sempre, quindi vi invito a guardarle, ci sono tutti i miei social. E appunto vi dicevo, ho messo in vendita un bel po' di trucchi che non uso e mi secca, restino lì a prendere polvere, insomma. E quindi, tra l'altro, ho conosciuto ieri una ragazza che mi segue da quando appunto è nato Alessandro, è veramente carinissima, la saluto tanto e le mando un grosso bacio, che appunto ha acquistato un paio di soft matte lip, qualcosa del genere della NYX, che ho usato una volta e poi non le ho più usate, quindi le ho messe in vendita. Sembra molto più chiaro in video, invece è perfetto per il mio incarnato questo colore. Però sembra un fantasma, sarà che saranno queste occhiaie micidiali a farmi sembrare un fantasma con un Kung Fu Panda, sembra proprio quello che piace ad Ale. Ecco, questo è quanto. Io è inutile che continuo a dirvelo perché sembra che vi stia prendendo in giro, vorrei essere più presente, però non ho tempo. Tra lavoro, adesso c'è anche la palestra. Ieri sera ho finito alle 11 di stirare. Ieri ho saltato la palestra perché appunto ho un sacchissimo di roba da stirare. Avevo un sacchissimo di roba da stirare. E quindi ho saltato, sì, appunto, ho saltato la palestra perché ho detto. Cioè, se qua non mi metto a stirare, mi ritrovo con il disastro. Mi trovo con il disastro. Adesso tampono con la Beauty Blender.
per togliere i segni del pennello. E quindi ecco, ho saltato la palestra, mi sento non in colpa, di più. È un mesetto che ci vado, anche più, mi hanno già cambiato la scheda e mi trovo benissimo, sono bravissimi. Sei veramente seguito e quindi... Tra l'altro l'altra sera, aspettate che vi racconto, l'altra sera ho avuto uno sclero, eravamo a tavola, ero appena rientrata dal lavoro e non so perché ho fatto tipo così e ho sentito il muscolo nel braccio, cioè io non ce l'ho mai avuto il muscolo nel braccio, c'ho la pallina qua, allucinante! Ecco, un applauso per me, cioè siate fiere di me insomma. Ok, adesso anti-age, istant anti-age della Maybelline, eh sì, è già il secondo, terzo che ricompro e dovrò andare a ricomprarlo perché anche questo è quasi finito, infatti devo fare il video dei prodotti finiti, cioè ho buttato via non sapete quante cose finite perché ero stanca di vederle lì in giro e non avevo il tempo appunto di girare il video, però ho tenuto da parte i prodotti di make up così da farveli vedere e dirvi un attimino cosa ne penso. Sfumo con questo pennello di Real Technique, che sarebbe quello da contouring. Adesso fisso il tutto con la cipria di Puro Bio, che anche questa è bella scavata, come vedete. Ma ho finito di dirvi di The Pop? Sì, ho messo in vendita parecchio make-up. E quindi vi invito a venire a trovarmi, anche perché ho delle tinte di Gerard Cosmetic che tra l'altro mi piacciono tantissimo, ma su di me quei due colori lì purtroppo non, cioè, non me li vedo proprio. Allora facciamo un trucco con questi cavolo di stencil non pesantissimo perché oggi pomeriggio devo andare al lavoro, quindi e quindi non esageriamo. Primer Essence, questi non so quanti ne avrò comprati finora, ma mi piacciono un sacco, poi per il costo che hanno stica. Ecco, allora, se avete visto il video precedente, che è quello appunto che sto caricando, è ovviamente un vlog, perché ultimamente non ho fatto altro. Siamo andati ad un corso di cucina, io e Manuel, sabato scorso. Non so se sapete che gli ho regalato appunto il Weber, magari ve lo metto anche qua nei consigliati. E appunto siamo andati a fare questo corso. Ah, adesso per le sopracciglia sto utilizzando ultimamente... per tutti i giorni, questa matita qua che mi è arrivata da Wish AliExpress, è la numero 3 ed ha un colore perfetto per le mie sopracciglia, è fatta così e mi ci trovo davvero benissimo. Piccola parentesi, pettino in giù le sopracciglia per dargli la forma, per seguire poi bene la forma, e intanto vi parlo appunto del corso. Siamo andati a fare questo corso perché appunto a Natale a Manuel ho regalato il Weber, che sarebbe il barbecue, ma ovviamente noi non avevamo mai utilizzato il barbecue, abbiamo sempre utilizzato, cioè abbiamo fatto sempre la classica grigliata. E quindi siamo andati a vedere un attimino come funziona questa cosa, visto che comunque il corso era compreso, era gratuito con appunto l'acquisto di questo aggeggio. E è stato interessantissimo, ragazzi, a parte che hanno cucinato anche il risotto, cioè vabbè, chi è che si mette a cucinare il risotto nel barbecue, voglio dire, il risotto lo fai in cucina, però ovviamente per sponsorizzare un po' degli accessori appunto del Weber hanno utilizzato anche questa pentola in ghisa per fare il risotto e è stato illuminante comunque come corso. Infatti dovrebbe essere, cioè quando uno acquista un barbecue, visto che qui in Italia non sappiamo come si utilizza il vero barbecue, almeno noi non lo sapevamo, è davvero illuminante questa cosa. Cioè starò già parlando da non so quanto,
Make Me Brow di Essence per fissarle un attimino, anche se fortunatamente non sono così ribelli ultimamente. E la colorazione mia è, chi lo sa, è andata via quella più chiara. Comunque mi pare ce ne siano due o tre, quella più chiara. Boh. Sì, scusate sti capelli del cavolo, però appunto domani devo andare in palestra, mi seccava sinceramente lavarli oggi e anche domani. Quindi li abbiamo raccolti. Adesso prendo questa palette che è la Cocoa Blend di Zoeva, che mi sta piacendo tantissimo. Dovevo farvi anche il video haul appunto di Zoeva, perché ho appunto dei pennelli, un set di pennelli, questa qua. Però ragazze non avevo tempo, quindi ho iniziato ad usarle. Se vi interessa lo stesso, me lo scrivete qui sotto che io ve lo faccio. Questi appunto sono i colori, adesso vediamo cosa usare. Allora, con questo pennello che è del set Rose Gold, mi sembra si chiami, è il numero 325, questo qua bello largo. Applico sotto l'arcata Bitter Start da illuminare. Cioè, guardate, scusate la scrivenza di questa palette. Io la adoro, lo sto utilizzando tantissimo quando mi trucco gli occhi, perché ultimamente ho. Non ho il tempo neanche di far quello, sinceramente. Ecco. Adesso domenica è Pasqua. Spero di riuscire a caricare questo video prima. E ovviamente credo vloggeremo, perché a Pasqua e le festività abbiamo sempre vloggato, quindi vloggeremo anche questa volta. Lunedì 28, mi raccomando, ricordatevi, Indira compie 10 anni e quindi gli abbiamo già comprato il regalo. E vabbè, adesso prendo questo qui. Sì, se faccio così non lo vedete. Prendo questo qua e proviamo sto discorso dello smokey eye, mi viene giusto che da ridere. Per non fare particolari danni, utilizzo sempre del set Rose Golden, appunto di Zoeva, il Luxe Soft Definer numero 227. E che colore prendiamo? Io prenderei Pur Ganache, questo qua, che è tutto glitteroso come, e vediamo cosa accade. Cioè, sono pigmentatissimi. Appoggio questa cosa e non vedrete mai nulla, ovviamente. Appoggio questa cosa e picchietto. Magari lo vedete meglio nell'altro occhio. Lo pulisco un attimino col cottoncino qua e vediamo nell'altro cosa succede. Ok, è veramente bellissimo questo ombretto e dopo sempre con lo stesso pennello lo sfumacchio un po'. Magari intensifico un po' di qua, girandolo, Noemi. Sì, diciamo che sono interessanti come discorso di linea guida, così non andate tanto in giro con gli ombretti. È bellissimo sto colore. Magari se zoomo vedete meglio. Adesso continuo con Subtle Blend, che è questo colore qua, sempre con lo stesso pennello.
prendo questo, Beans are white, sempre con un pannellino da sfumatura, così limitiamo i danni. Io spero che riusciate a vedere qualcosa, sinceramente, perché ho dei seri dubbi. Però d'altra parte è una vita che non registrano e mi invento queste cose, io non lo so. Cioè. Carino! No! Sfumiamo bene. Ok, riprendo. No, prendo questo pennello che è il Luxe Soft Definer. E vado a prendere un po' di Substitute for Love, questo qui. E vado a sfumare un po'. E intensificare la piega. Vado anche qui un po' all'interno. Ok. Riprendo il 325 e rintensifico qui sotto l'arcata, così dopo vado a sfumare e appunto sfumo in alto il tutto. Cioè non riesco più a fare due cose contemporaneamente, non riesco a raccontarvi nulla e a truccarmi assieme, rendetevi conto. Adesso andiamo a togliere occhiaie, per favore, e vado ad utilizzare quello che mi rimane del Fit Me di Maybelline, questo è il numero 10. Anche questo è assolutamente da riacquistare. Cioè, ma si può? Ma sto facendo di quei pastrocchi, no? Sembra che mi stia truccando per la prima volta, una roba allucinante. E sempre quando faccio i video, poi quando sei a casa, no, che dici, boh, mi trucco così, devo andare a fare la spesa, ti esce il trucco da figa imperiale. Cioè. Why? Why? Niente, questo è andato. Cioè, non so più come recuperarlo. Finito. Provo a utilizzare questo qua di Kiko, che però mi fa veramente, cioè non mi piace per niente. Così illuminiamo anche un po'. Ok. Che poi Noemi, il senso, no, di utilizzare prodotti naturali come base e dopo ti va a mettere sta roba, comunque vabbè. Sfumiamo. E niente ragazze, cosa vi devo raccontare io? Niente, sempre al solito, si lavora, si litiga, si fa la pace, il bimbo è sempre di più una bestia. Ascolta pochino, dopo ha quei momenti di coccole, che dici, sei tu, sei tornato. E quindi chi è mamma mi capisce. Adesso per fissare utilizzo questa cipria che mi sono fatta io, l'ho messo qua nel barattolino di Essence, è di quelle bianche, queste qua, e vado a fissare. Io non ci vedo ragazze, se non so cosa sta inquadrando.
C'ho sta tosse che mi sa che mi sto prendendo sulla peste, infatti ovviamente da domani fino a lunedì sarò a casa per le feste pasquali e ovviamente dovevo stare così, no? Riprendiamo il nostro sticker e prendo questa parte qui che si chiama bottom liner, un pennellino a penna, questo qua è di neve, che ce l'ho da una vita, e vado a fare anche la parte sotto. Con gli stessi colori che ho utilizzato sopra, ovviamente. Allora, parto da Pur Ganache. E lo sfumacchio. Subtle Blend. E infine Beans Are White. Ovviamente la parte esterna sarà quella più intensa. Pulisco un po' il pennellino e sfumo. E sfumo in avanti e indietro in questo modo. Fortuna che avevano detto leggero, vero Noemi? Bene, adesso io vorrei osare un po' di eyeliner. Bene, adesso appunto vorrei osare con un po' di eyeliner, cosa che non faccio mai perché ultimamente la mia palpebra sta morendo, sta cadendo e quindi l'eyeliner non me lo vedo più bene addosso. Però voglio provare sto coso con l'eyeliner. Certo che anch'io potevo scegliere qualcosa di meglio, no? No, sta punta del pifero. Comunque ragazze, dai, cosa dite? Che il Signore ci assista, proviamo dall'altra parte. Allora, diciamo che sti cosi sono più difficili da posizionare che altro, però. Ok, adesso volevo mettere un po' di eyeliner anche all'interno, così magari dura un po' di più. E lo tampono sempre con Beans Are White, così da fissarlo un po' di più. Tengo a precisare che sono un'autodidatta, quindi abbiate pietà di me. Cosa ne dite, ragazze? Io non mi vedo, però da lontano con 2 dietro e mezzo in meno mi sembra carino. Bene, mi sono accorta adesso che la telecamera non ha registrato nulla, cioè non so fino a dove ho registrato. Ho messo il mascara. Ho iniziato a scaldare il viso con questa terra di Kiko che è la Flawless Fusion. Cioè, chissà da quant'è che io parlo e non ho registrato niente. Vabbè, non lo butto sto video perché è una vita che non li faccio e non lo butto perché se lo butto non so quando ne farò un altro. Ma si può essere così deficienti? No, ma lo capite poi perché io non collaboro con le aziende? Perché nel video, cioè nei video su YouTube, le beauty guru sono tutte fighe, postate. A posto, io invece sono una ciompa e quindi ecco. Vabbè, vado di blush. Questo qua è il Double Deco Blush 1 Coral Gable di Kiko dell'edizione, non mi ricordo, Miami Beach mi sembra. E lo stendo con questo pennello di Zoeva che è lo Stippling 125 che adoro. Io ne avevo uno di un set del set Bamboo, mi sembra. Di Zoeva che dopo 10 anni di amore mi ha abbandonato, ha perso tutte le setole e quindi, siccome mi piaceva tantissimo quel pennello lì, l'ho ripreso. Bene, ci
siamo quasi, ragazze, siete bravissime se siete ancora qua. Ok, visto il chiacchieratissimo prodotto, cioè qual è il prodotto più chiacchierato ultimamente, sono le Velvet Ink di Mulek. Io ho deciso di applicare in my birthday suite, che è appunto la 01, è il colore nude, non mi sono state inviate purtroppo, aggiungerei, e l'abbino con questa stilo, scusate, questa matita labbra di Yves Rocher, che è la numero, ciao, Bois de Rose, la 71. Allora, che dire, a me queste tinte stanno piacendo tanto, tenendo presente sempre, ricordo, che sono prodotti naturali. La durata è paragonabile a quelle di Wacom, un po' meno di quelle di Sephora, ma è comunque tantissimo. Tenendo presente che poi io quando mangio, quando mi pulisco la bocca, cioè non sto mica lì a tamponare. E quindi... Dopo, se si vuole criticare, dopo, non so, sapete che poi il... cioè è tutta una cosa relativa, no? Io mi posso trovare bene con un prodotto, voi meno. Quindi è una cosa assolutamente personale, però io sinceramente non riesco a capire tutto questo accanimento che c'è stato su questo prodotto, insomma. Ci sono stati problemi di spedizione, è vero, ma accanirsi in questo modo, c'è gente, è gente che lavora, sono rossetti, non è che vi tolgono il pane di bocca, potete aspettare un giorno in più, voglio dire. E niente, invece sono di quelle ragazze che, vabbè. Ecco qua, sono semplicissimi da applicare, l'applicatore è bello rigido e a me piace proprio perché è bello rigido, quindi vi permette di essere più precise. E questo è quanto. Bene ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, spero di riuscire a registrarne altri prestissimo. Ora mi do una mossa perché mi devo ancora cambiare e dobbiamo andare a mangiare, che poi devo scappare al lavoro. Ciao!